presentiamo un libro, devo dire, decisamente originale di Simone Notarpico, che è qui accanto a me, un giovane uomo delle istituzioni. È una raccolta di aforismi, pensieri e riflessioni che interessano un po' tutti gli aspetti della vita dell'essere umano, quindi abbraccia un po' un'ampia gamma di situazioni, di sensazioni e di emozioni. E devo dire, sia quelli positivi che quelli negativi, quindi hai un po' fatto veramente una traccia un pochino della vita dell'uomo che ha sia il sì che il no. E poi chiaramente appunto le gioie, i dolori e anche i credo, tutto quello che l'uomo in realtà crede e più o meno fermamente. E dunque io normalmente proprio come persona ho fatto tantissime presentazioni, ma questo libro l'ho letto con molto piacere perché io amo moltissimo gli aforismi, cioè quelle espressioni che con poche parole incisive, molto spesso addirittura anche con delle rime ma con una musicalità, svelano proprio una realtà e ci inducono a riflettere. Quindi l'aforismo è bello per questo, perché è un flash, però dentro ha spesso tantissimo, e nelle tuoi aforismi, come vedete, c'è veramente tantissimo. Ti volevo chiedere come hai deciso di scrivere un libro con questo stile, un libro che non è un romanzo ma è appunto, come dicevo prima, dei flash. Sì, non l'ho deciso di scrivere, è successo, è accaduto. Man mano che meditavo e scrivevo su queste cose, il mio stile, diciamo, è progressivamente, lentamente cambiato, si è trasformato da una forma più discorsiva, infatti prima scrivo delle cose lunghissime, a una forma più concisa fino a aggiungere l'aforisma. E per integrarmi al tuo discorso, l'aforisma spesso viene demigrato perché chi scrive aforismi è visto come una raccolta di pensieri che tra di loro sono sconnessi. Invece l'aforisma è parte di un tutto organico e rappresenta quella totalità da un punto di vista particolare, quindi è sia un elemento sostanziale sia una parte di un tutto. E hai poi detto un aforisma anche in questo caso, no? Hai detto anche parte di un tutto, sì. Quindi già in poche parole hai dato il senso dell'aforisma, bravissimo. Sì, e poi volevo dire che questa trasformazione da una forma discorsiva a una forma più concisa ha una spiegazione, ha un senso, perché man mano che uno medita su determinate cose, l'occhio contemplativo si affina e affinandosi diventa sempre più profondo e diventando più profondo diventa in un certo senso più verticale, quindi abbraccia quello che sta guardando da una prospettiva più ampia ed è capace di mostrarlo in poche parole. Bellissimo, molto, hai proprio dato una definizione dell'aforisma del come si fa e del come poi viene invece sentito dagli altri, come viene recepito. La vita è una magia dorata, piena di sapienza. I miei pensieri sono ricordi e i miei ricordi sono conoscenza. I nostri pensieri annunciano ciò che li precede. Gli uomini sono ormai le maschere della loro bassezza. I confini della ragione sono in realtà i suoi appigli. Le nostre immagini sono profonde e senza contorni. Ecco, adesso ho aperto questa sull'amore. E allora, la parte forse più bella è proprio quella sull'amore, perché di solito l'amore viene visto in maniera un po' banale, no? Viene un po', diciamo, mistificato. Ecco, invece ci sono 37 gli aforismi, sono proprio sprazzi di profondità, acutezza, talvolta anche di dolcezza, ma senza mai né sbavature né eccessi. Non sono quelli che noi troviamo nei baci perugini, no? Con tutto rispetto ai baci perugini, però sono quelli che di solito sono delle frasette un po' banali, quando non sono tratte da autori, no? Ma sono proprio riflessioni come questa. L'amore lo riconosce nell'amare, o quest'altra. I sensi raggiungono il massimo della potenza soltanto nell'amore.